Ciao, io sono Erinvor, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un recasting della trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson e sarà un recasting improbabile utilizzando attori di Hollywood per fare un film a budget illimitato, perché evidentemente castare i personaggi, gli attori che andranno a sostituire quegli iconici della saga di Jackson potrebbe costare tanto, quindi facciamo finta che abbiamo il budget e che lo possiamo fare. Sarà una cosa interessante, una mezza cosa tanto per giocare, per ridere, quindi non venitemi a dire: ah, ma quell'attore è troppo giovane, troppo vecchio. Immaginatevi, diciamo, l'attore con l'età giusta per quel personaggio, quindi se è un attore un po' in là con l'età oggi, magari immaginatevelo qualche anno fa, potrebbe prestarsi bene a un certo tipo di personaggio, piuttosto che uno ancora non particolarmente vecchio, però immaginatelo tra un paio d'anni come potrebbe essere. Quindi facciamo questa sorta di gioco, di esperimento, è un recasting cacciarone. Ok? Quindi non prendetelo troppo sul serio. Alcuni sono spunti interessanti, altri un po' più cazzoni, però vediamo che cosa ne esce fuori. Ecco, ovviamente nei commenti scrivetemi quale personaggio, con quale attore, con quale combinazione secondo voi è il più assurdo, o altri di vostra immaginazione, oppure quale secondo voi tra quelli che andrò ad elencare è veramente azzeccato. Quindi direi di non perdere altro tempo. Prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete like al video, perché di questo si nutre il canale. Cioè, noi facciamo queste cose per questo motivo. E quindi, magari, se volete premiarmi a titolo gratuito, potete farlo, oppure potete anche, ovviamente, cliccare sul pulsante grazie per inviare uno sticker, una cosa, o vi potete abbonare al canale per sostenermi, in un certo senso, offrirmi un caffè. E quindi, ciancio alle bande. Iniziamo pure con questo recasting improbabile del Signore degli Anelli di Peter Jackson. Ok, vediamo che cosa ne esce fuori. Non abbiate paura, vediamo, vediamo. Insomma, ovviamente, questa è la prima parte. Ce ne sarà una seconda, quindi ho deciso di dividere in due il tutto. Se raggiungiamo i 200 like, metterò anche la seconda parte. Quindi, dai, 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 dai. Allora, iniziamo un po' dal basso, in un certo senso, e abbiamo il personaggio di Grima Vermilingo, ok? Un personaggio interpretato magistralmente, direi, da Brad Dourif, dovrebbe pronunciarsi così, in un certo senso. Però, ecco, provando a immaginare un attore che potrebbe essere perfetto, o comunque divertente vederlo nei panni di Brad Dourif, mi è venuta in mente un'assurdità che fa il nome di Joaquin Phoenix. Ora, diciamo che non è veramente tanto assurdo. Ovviamente Joaquin, come dire, è un personaggio di primissimo ordine, un attore che ormai è consacrato nell'Olimpo degli attori di Hollywood a livello internazionale, e quindi magari forse il ruolo di Grima Vermilingo potrebbe essere un po' sprecato per un attore come lui, però che cazzo me ne frega, tanto paga la produzione, il budget illimitato, e quindi darei a lui il ruolo di Grima Vermilingo, Joaquin Phoenix. Ovviamente, fatemi sapere nei commenti. Aragorn. Ah, il bel Aragorn. Chi potrebbe essere? Ci ho pensato, ci ho pensato, ci ho pensato. Ho cercato di distaccarmi anche un po' da quella che è stata la classifica fatta qualche mese fa insieme a Valinor, Frank, il portale della Terra di Mezzo, dove abbiamo fatto il recasting con gli attori del Marvel Cinematic Universe. In quel caso avevamo Michael Fassbender invece che Viggo Mortensen. E pensandoci, mi è venuto proprio quasi naturale Adam Driver. Ovviamente un attore di primissimo ordine, straordinario, bravissimo, forse è un po' giovane oggi per interpretare il ruolo di Aragorn. Provate a immaginarvelo voi tra una decina d'anni, una quindicina d'anni, potrebbe secondo me essere perfetto. Ha il physique du rôle, è alto e slanciato, ha già lavorato con le spade laser, ma insomma non dovrebbe essere un problema passare da una spada laser a Anduril. Quindi andiamo avanti, vediamo insomma che cosa ci riserva questa classifica. Oh, Boromir, Sean Bean, Sean Bean. Ovviamente Sean Bean era perfetto in un certo senso, come attore che muore praticamente quasi sempre in tutte le sue interpretazioni, quindi anche nel caso del valoroso uomo di Boromir, sì, uomo di Gondor, Boromir. E chi ho pensato? Vediamo, scopriamolo insieme. Christian Bale. Io adoro questo attore,
è un personaggio, secondo me, che si potrebbe anche prestare per il buon Christian Bale. Ovviamente lui è stato in diversi film d'azione, quindi potrebbe anche avere il physique du role. Forse non è abbastanza alto, forse non lo è proprio. Ricordate lui che in Batman di Christopher Nolan ha dovuto essere un po' inquadrato dal basso per farlo sembrare più alto, e gli attori intorno a lui non erano questi giganti. Però secondo me Christian Bale si potrebbe anche prestare per il ruolo di Boromir. Cosa ne pensate? Ditemelo in un commento. Andiamo avanti. E abbiamo Faramir, David Wenham. Ora, non è che mi sia venuto qualche attore in particolare perfetto per questo ruolo, ma secondo me, non, in qualche modo, ci ho visto bene Ryan Gosling. Potrebbe essere interessante come scelta, ma sono sicuro che voi abbiate qualche opzione migliore, quindi fatemelo sapere. Jon Noble e Denethor è stato straordinario. E tutti quanti abbiamo odiato, detestato Denethor, proprio perché è stato interpretato magistralmente da questo attore meraviglioso che è Jon Noble. Ma chi potrebbe essere uno adatto per questo tipo di ruolo, con una faccia di cattivo, anche abbastanza in là con l'età? E questo forse farà storcere il naso a molti di voi, ma boh, io ci ho visto Mel Gibson al posto di Jon Noble. Secondo me non sarebbe male. Mel Gibson è un attore che poi attrae anche, credo che voglia 1 milione di miliardi per interpretare un ruolo in una saga del genere, ma noi che ce ne frega, ce li abbiamo e glieli diamo. E allora andiamo con i piccoli hobbit, vediamo. Questa è stata un po' più ardua da fare, però a un certo punto ho provato a vedere anche un po' il lato divertente di questo recasting. Quindi per Merry, invece che Dominic Monaghan, ho pensato a Matt Damon. Ora, voi vi immaginate Matt Damon come hobbit? È divertente, mi fa soltanto ridere come cosa, ovviamente, però... Boh, non lo so, provate a pensare un Matt Damon a 20 anni, magari ci sta. Quindi Matt Damon per il ruolo di Merry, e invece per il ruolo di Billy Boyd, ovvero di Pipino, qui ho proprio voluto divertirmi. Allora, Pipino è un personaggio stupidotto, particolare, secondo me potrebbe avere un risalto ancora maggiore con Johnny Depp. Ora, immaginatevi un giovane Johnny Depp che fa le faccine, che è un po' strano, un po' strambo, un po' Edward Mani di Forbici, un po' Willy Wonka. E quindi un po' eclettico, non so, un po' Jack Sparrow, un po' imbranato, perché Pipino poi, insomma, è quello lì. E quindi immaginatevi un giovane Johnny Depp nel ruolo del Fool of a Took. E quindi, parlando di Hobbit, andiamo avanti. Abbiamo Sean Austin nel ruolo di Sam. Ora, devo dire che Sean Austin è stato eccezionale, sostituirlo sarebbe quasi un crimine, ma, giusto per divertirci, beh, immaginate chi potrebbe sostituirlo. Ho pensato a Jonah Hill, ma no. Jack Black. E quindi nella saga improbabile di Erebor, della trilogia del Signore degli Anelli, potremmo inserire Jack Black nel ruolo di Sam. Sarebbe soltanto da ridere, solo il pensiero mi fa ridere. E quindi chi potrebbe andare ad affiancare in questo recasting il buon Jack Black per il ruolo di Frodo invece che Elijah Wood? Ovviamente è una scelta quasi obbligata, Daniel Radcliffe, così passare da Harry Potter a Frodo, anche perché nel corso della loro carriera sia Elijah Wood che Daniel Radcliffe sono stati scambiati dai fan che incontravano Daniel Radcliffe chiedevano a Elijah Wood di fare un autografo e viceversa, quindi a volte anche questa cosa li divertiva, si firmavano al posto dell'altro, ma non sono gli unici ad aver fatto una cosa del genere. Mi viene in mente Mark Wahlberg e Matt Damon, sono sempre stati scambiati, Lawrence Fishburne con Morgan Freeman, per quale assurdo motivo, però succede, e quindi ecco, su questi due potrebbe essere divertente. Facciamo l'ultimo, Orlando Bloom. Ora, io l'ho sostituito con un attore che purtroppo non c'è più, un vincitore di un premio Oscar a posteriori, ecco, insomma, per il coraggioso elfo di Mirkwood del Bosco Atro, il figlio di Thranduil potrebbe essere stato Heath Ledger.
Perché no? Perché no? Da Joker a Legolas, secondo me poteva anche starci. Lui ha fatto un film, ha fatti tanti, prima purtroppo di scomparire, ed era il Cavaliere, il destino del Cavaliere, un Cavaliere qualcosa, comunque ha fatto il ruolo, insomma, un po' particolare, molto divertente. Comunque lui non era soltanto un attore drammatico, ma anche un attore, insomma, brillante, che si prestava a tante cose di vario tipo, e quindi probabilmente Heath Ledger poteva essere una scelta non particolarmente assurda per sostituire, insomma, Orlando Bloom. Detto questo, seconda parte, soltanto se raggiungiamo i 200 like, quindi mi raccomando, like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi, lasciate un commento per discutere, insomma, di questa cosa che ho fatto. Ma magari andate anche voi con recasting assurdi, oppure ditemi se avete un'idea precisa di un personaggio nello specifico che potrebbe essere un ottimo sostituto a quello che in realtà è stato originariamente castato da Peter Jackson. Grazie, ci vediamo alla prossima. Ogni lunedì ormai, praticamente.